Si può essere felici dopo una sconfitta? No, e nemmeno il Teramo, ci mancherebbe. Ma aver lottato ad armi pari col Modena è un successo che non porta punti in classifica ma in autostima, quello sì. Lo stop 1-2, salutato dagli applausi del Bonolis, è un viatico determinante perché tra poche ore è di nuovo campionato e col Grosseto domenica. Beh, lì sarà un'altra storia. La prima mezz'ora del Diavolo è pressoché perfetta, squadra sospinta da un approccio superlativo e che paga subito i dividendi grazie all'intervento in area di Magnino su D'Andrea, che manda Arrigoni alla battuta dagli 11 metri. Il capitano non sbaglia, batte Gagno e regala un vantaggio che il Teramo legittimerà quasi fino allo striscione del traguardo del primo tempo. Ma conquistato l'1-0, Malotti due volte rischia di calare il bis a stretto giro, prima con un sinistro arcuato che sfiora l'incrocio dei pali, poi con un traversone su cui né D'Andrea né Bernardotto riescono a deviare alle spalle dell'estremo difensore gialloblu. La superficialità modenese tuttavia dalla mezz'ora in poi svanisce come d'incanto, il Teramo non riesce più ad uscire come faceva in precedenza ed è una sequenza di occasioni per l'11 di Attilio Tesser. Minesso di testa chiama Perucchini al salvataggio sul suo palo, mentre Tremolada fa le prove generali al 34esimo con la conclusione al lato. In mezzo la punizione alta sempre di Arrigoni, che interrompe per qualche istante una pressione costante. Minesso ancora di testa fuori e al primo di recupero è Tremolada a scardinare il fortino biancorosso con un sinistro di rara bellezza. Una spinta decisiva che all'inizio ripresa vale il sorpasso sempre col numero 32. Stavolta Soprano travolge Ogunsei in area e manda il trequartista alla battuta mancina. Perucchini è battuto ed è 1-2. Un risultato che vacilla però, quando Malotti, sei giri di lancette più tardi, scarica un bolide verso Gagno, prodigioso nel riflesso che tiene il Modena avanti. Rammarico, come sulla girata qualche istante dopo, di Soprano di testa, di poco alto. Quindi inserisce Rosso e Cisco per Malotti e Bernardotto, Teramo che perde centimetri ma guadagna gamba, entrano anche Viero e De Grazia, ma è il Modena a sfiorare il tris a tempo scaduto con un altro non entrato, Di Paola, che centra il montante alla sinistra di Perucchini. Al triplice fischio, arrivato quando l'ultimo assalto avrebbe avuto le sembianze di un corner, si ferma ai tre risultati utili consecutivi. Per il Diavolo è l'ulteriore certificazione che la strada è davvero quella giusta.